Buonasera a tutti. Magari dopo gli applausi, anche prima va bene, però. Grazie. Vi ringraziamo sinceramente di essere qua, perché noi sinceramente abbiamo preparato questa dimostrazione, perché sinceramente crediamo nell'arte che seguiamo come uno strumento, un percorso che ci viene da lontano, da millenni, nato nell'antica Cina, che si ispira a quel simbolo che vedete là dietro, bianco e nero, che si chiama il simbolo del Tai Chi, per l'appunto, che rappresenta un po' le forze dell'universo, nel senso dell'alternanza tra l'uomo e la donna, il giorno e la notte, l'equilibrio in senso lato. Secondo i cinesi, e non solo secondo i cinesi, perché anche nella nostra cultura si rilevano tutte queste convinzioni, una persona sta in salute, sta in forza, sta in serenità quando è in equilibrio. Se mangia troppo o mangia troppo poco, va bene, perché mangia il giusto. Se dorme troppo o dorme troppo poco, non va bene, e via dicendo. L'arte marziale del Tai Chi o Tai Chi Chuan si ispira a questo principio, per cui le dimostrazioni che vi faremo vedere sono diverse. La prima si riferisce agli esercizi di base o fondamentali, cioè esercizi che insegnano a chi comincia questo percorso le basi, come le fondamenta di una casa, dell'arte, cioè l'equilibrio, il rilassamento, la concentrazione e le cose che vedrete e sentirete anche raccontare nel nastro che ci accompagnerà. Thank you.
dato parziale del principio supremo, quell'invisibile legge dell'equilibrio tra giorno e notte, uomo e donna, ispirazione e ispirazione, che genera felicità o sofferenza, successo o fallimento, salute o malattia. Sì.